Ciao amici di Viaggiamando, oggi non siamo in un posto abbandonato, quindi niente GoPro, niente luci e non rischieremo di farci male. Siamo nel comodo divano di casa nostra e questo è il primo video della serie Extra, una playlist dove troverete approfondimenti delle nostre esplorazioni, contenuti virtuali come quelli di oggi appunto, e prossimamente vedrete anche dei mini documentari che avranno un collegamento con i posti visitati. E ora sigla. Oggi non mi vedrete perché sono dietro lo schermo, ma faremo comunque un'esplorazione, però virtuale. Infatti siamo su un titolo che potrebbe interessarvi perché siamo nel manicomio di Volterra, luogo che forse già conoscete e che sicuramente andremo a visitare dal vivo nei prossimi mesi. Town of Light si chiama il gioco. È stato sviluppato da italiani che sono andati appunto a Volterra e hanno creato una versione digitale del manicomio per ambientare il loro gioco horror. Non male come premessa, eh? Iniziamo dunque. Io non l'ho ancora provato il gioco e quindi inizierò insieme a voi. Non so cosa mi aspetta, so solamente che è un gioco horror ambientato nel manicomio abbandonato di Volterra. The Town of Light è ispirato da fatti e luoghi reali, da una lunga documentazione riguardo alla malattia mentale e la vita dei pazienti all'interno dei manicomi dall'inizio del Novecento fino alla loro chiusura. Contiene storie che possono causare disagio, l'utilizzo viene raccomandato esclusivamente ad un pubblico adulto, personaggi e nomi sono frutto di immaginazione, ogni riferimento a persone realmente esistite è puramente casuale. Questo gioco utilizza un'interpretazione artistica della passata istituzione psichiatrica italiana per fini drammatici. Ricordiamo che i servizi sulla sanità mentale sono radicalmente cambiati. Se pensi di avere problemi di disagio psichico, rivolgiti con fiducia ad uno specialista. Ok, iniziamo. Volterra 1942. Cosa è successo? Cos'è questo posto? Forse sono morta. Non vedo la luce, forse sono morta. Non ci faccio pensare. Che succede? Che cosa succede? Qui non c'è nessuno oppure. Questi rumori. Dio che male alla testa. No, io sto tenendo gli occhi aperti. Ispirato da fatti e luoghi reali. Volterra, Toscana 2016. Ed eccoci qua. E qui che bisogna fare? Insomma, bisognerà trovare l'entrata, come al solito, come in un'esplorazione reale. Camminiamo. Vi ricordiamo che noi, quando facciamo esplorazioni, non andiamo a danneggiare nulla, non forziamo nessuna porta, e non prendiamo nulla, lasciamo solamente impronte e prendiamo immagini. Lo dico subito perché magari in questo gioco andrà fatto al contrario. Ah, questa si è aperta. Accendiamo la torcia. Sembra un magazzino. Un po' se si apre questo frigorifero. Sono attaccati degli saldo baluardo anche nei cieli. 159 arrivi battuti in 24 ore. Ecco, il fatto che sia stato sviluppato da italiani vi lascia queste chicche, insomma, probabilmente giornali della guerra. Sì, appiccicati sul frigorifero. Bello inquietante questo frigorifero con barattoli che bottiglie. Ok, beh, devo dire che per il momento la ricostruzione è fatta davvero bene. Solo che non troviamo l'entrata. Ecco qua, c'era da spingere sul cancello per entrare. Cosa più semplice. Ah, e qui parte il gioco.
Io mi guardo intorno perché voglio godermelo come se fosse una vera esplorazione, fare le cose con calma. Ed eccolo qua, sì, è proprio lui. Dalle foto che abbiamo visto qualche volta, è lui. E si entra da qua. Bello. Questo posto. Credo sia la storia di una persona rinchiusa nel manicomio. Ripeto, sono poco o nulla del titolo. Ecco, questa è la facciata che si vede spesso nelle foto. Vediamo se è aperta la porta a questo punto. È aperta. Il rumore dei passi. Così accendiamo la torcia. Non sputi in terra e non bestemmia. Comitato centrale anti-blasfema, bellissimo. No, qui addirittura la mappa hanno messo, è incredibile. Una foto d'epoca. L'impegno che hanno messo nel ricreare questo manicomio, questa sarà sicuramente una delle camerate con tutti i lettini. Ah, fantastico. Accettazione. Parità di Volterra. Attestato della medaglia d'oro. Manicomio di San Girolamo, avviso. Cioè, qui sembra veramente di starci dentro. Ovviamente non credo troveremo tutte queste cose quando lo faremo davvero, anzi ci sarà poco e nulla, ma le stanze, le pareti, le finestre sono quelle. Infatti dopo vi metterò un piccolo video comparativo di come è il gioco e di come è nella realtà. Qua altre foto, belle e inquietanti. Sarebbe fantastico trovare un posto del genere con così tanti oggetti, libri, però sarebbe anche molto difficile entrarci. L'unica cosa che ricordo con chiarezza è Charlotte, la mia bambola. Ok, ricorda Charlotte che è la sua bambola. Piano superiore, ambulatori. Ma fantastico, veramente. Poi questo è lo stile che piace a me, quello che dico sempre anche nei, diciamo, fine 800, primo art deco, razionalismo. Cioè, se trovo un posto del genere, impazzisco. Non è proibito, troviamo Charlotte. Non c'è corrente, l'interruttore generale è accanto al reparto, tranquilla. Qui altre foto. Fanno vedere il padiglione dove siamo. Ma forse questo è un altro, fa vedere tutti i vari padiglioni. Si possono anche ingrandire. Carina come cosa. Vediamo. Qui c'era una saletta con tutte sedie. L'ascensore? L'interruttore della corrente che alimenta l'ascensore è staccato, si trova al piano terreno. Andiamo a trovare l'interruttore allora. Ah, anche manifesti d'epoca, che bello. Ambulatorio.
Salso Maggiore, le cure termali, forse questo è un riferimento, perché anche le terme di Salso Maggiore sono un bel posto urbex da visitare. Qui è chiuso, non c'è corrente. Automente, salvadente, i tuoi denti bianchi come un fiore. Sembrano le pubblicità quelle di Maccio Capatonda. Non ho detto niente. Qualche bel libro inquietante. Dobbiamo trovarlo. Ah, guardate qui che roba. Ok, va bene. Questo non ci aiuterà. Olio di. Non ci aiuterà ad accendere la luce. Proviamo a cercare in qualche ambulatorio al primo piano. Sulle pareti ci sono dei cartellini che indicano le zone dell'ospedale. Ci siamo. Questa è chiusa. Queste due però sono chiuse. Ginecologia, radiologia. Ah, guardate anche i macchinari con la ruggine, veramente fatto bene, cioè da fare i complimenti a chi ha sviluppato questo gioco perché rende sicuramente felici noi che facciamo esplorazioni, perché cioè, ne vorrei vedere altri di giochi così, sinceramente. Chirurgia. Qua c'è chirurgia, ma forse dobbiamo andare di qua. Semi agitate. Proviamo Charlotte. È sola, è al buio. Ok, c'è da trovare la bambola. E accendere la luce. Sarà per terra la bambola? Ah, fantastico. Sono tornato al menu iniziale perché ho visto che il video comunque stava già diventando un po' lunghetto. Ci sarà una seconda puntata con Diana al mio fianco che mi aiuterà perché io sono abbastanza incapace a trovare indizi e soluzioni a questo tipo di giochi. Devo dire, il gioco merita. Come promesso vi metto il filmato con il confronto tra il gioco e la realtà del manicomio. Se vi piace questo tipo di contenuti, ovviamente mettete un like e iscrivetevi. E se vi va, scriveteci nei commenti anche quale altro gioco vi piacerebbe. Sì, magari faremo una serie di video anche su quello lì. E vabbè, ci vediamo alla puntata successiva di questo Town of Light. E come sempre, lasciate solo impronte e prendete solo immagini. Alla prossima!